abbiamo pensato di organizzare questo seminario raccogliendo più opportunità, innanzitutto la presenza della ricercatrice, della dottoressa Wagyade, che viene dal Senegal, che insomma a breve partirà, quindi abbiamo il piacere anche di ascoltare i risultati della ricerca che ha svolto il seminario di Civino. Per l'ONG MAIS che ringraziamo di essere presente oggi. E poi abbiamo pensato, come già anticipava Alberto, di raccogliere questa occasione, di sfruttare questa occasione per presentare l'esito di una ricerca che è stato un lungo percorso, e anche a me fa piacere ricordare la persona a cui abbiamo dedicato il libro, che è Mohamed Haden, che, come ha ricordato Alberto, purtroppo è scomparso poco prima dell'organizzazione del convegno degli ori, che è stata una sua idea, una sua intuizione, una sua proposta. Ricordo la prima riunione che facemmo con Gilles Ansero, con Haden, con Paola Gamma, che all'epoca era la direttrice del centro, sull'idea di organizzare questo evento. Ricordo che Haden sottolineava con forza l'idea di tornare a riconsiderare l'idea delle ricchezze africane, delle risorse di base africane, sì come ricchezza di base, come ricchezze materiali, quindi gli ori, come lui stesso aveva definito, ma anche sottolineare e enfatizzare l'aspetto più immateriale di questa ricchezza, ossia la varietà delle culture africane. Quindi noi abbiamo deciso di dedicare questo volume, che è l'esito di un lavoro collettivo, non è soltanto della sottoscritta di Ansero, ma di una serie di autori che tengo a ricordare. Vado in ordine di contributo: Calchinovati, Andrea Mario Morone, Andrea Giordano, Nadia Tecco, che ha contribuito con un capitolo al libro, Cristiano Manzano, Cristina Scarpocchi e il professor Alberto Sanza. Prima di arrivare al contenuto del libro, vorrei fare una piccola premessa, che è quella per cui, per quanto il nostro volume non abbia nessuna pretesa di esaustività su un tema così variegato e complesso, e multisfaccettato, penso che un valore aggiunto della nostra ricerca possa essere evidenziato nella diversa appartenenza multidisciplinare dei contributi. Come anticipavo prima, il tema dell'embedding, così come viene definito nella letteratura internazionale, poi nell'introduzione io da sé abbiamo cercato di prendere un po' le distanze da questa definizione, che in qualche modo rappresenta una posizione schierata, una rappresentazione del fenomeno schierata. Noi abbiamo pensato il fatto di coinvolgere persone che avessero una diversa appartenenza disciplinare potesse essere un valore aggiunto, proprio perché presentava l'opportunità di dimostrare le diverse porte d'ingresso tematiche che questo soggetto tematico, scusate il gioco di parole, presenta. Abbiamo avuto un antropologo, con un approccio più antropologico, abbiamo avuto un'analisi più sociologica e culturale del tema, abbiamo avuto un'analisi più dal punto di vista geomorfologico, più dal punto di vista economico, geopolitico. E questo penso che sia, pur nella contenuta portata di contenuti, scusate il gioco di parole, del volume, penso che questo possa essere un aspetto di valore del volume. Entrando nel merito dei temi, perché abbiamo deciso di parlare di oro verde? Come anticipava il professor Antoniotto, nel 2010 abbiamo organizzato un convegno sul tema delle risorse di base, quindi sugli ori dell'Africa, adesso scomparse, e abbiamo deciso di affrontare dapprima tutti e quattro gli ori, quindi l'oro nero e il petrolio, l'oro bianco e le risorse minerarie, l'oro blu l'acqua e l'oro verde la terra, per poi concentrarci sulla terra, sull'oro verde. Perché abbiamo operato questa scelta? Sostanzialmente perché ci siamo resi sensibili a questo tema, soprattutto perché nel 2008 si è verificato una vera e propria impennata, un vero e proprio boom di investimenti, operazioni di compravendita in Africa subsahariana, di terra in Africa subsahariana, e per questa ragione si sono verificati una serie di fenomeni che non potevano essere sottovalutati. Tra 2007 e 2008 c'è stata una crisi alimentare in Africa molto significativa, che ha portato un'impennata del prezzo dei beni agricoli, a cui è seguita un'inflazione del prezzo del petrolio, che ha portato nel tempo a tutta allo sviluppo della politica di sicurezza energetica, soprattutto dei paesi importatori, cito Cina, India, poi chi più esperto di me approfondirà.
conseguentemente l'aumento della domanda della produzione di biocombustibile. Questo è un aspetto molto importante rispetto all'analisi delle acquisizioni su larga scala in Africa. In seguito, la somma di tutti questi fattori ha davvero portato a un vero e proprio boom di investimenti, a un'impennata di investimenti sulle terre in Africa, che, cito l'ex direttore della FAO, Jacques Diouf, parlava addirittura di una sorta di nuova forma di colonialismo. Si è parlato di corsa alle terre, qualcuno addirittura ha parlato di tratta delle terre. Solo per chi non fosse conoscitore del tema, cito solo due dati che mi sembrano significativi, leggo per non sbagliare. Solo nel caso africano si parla dell'acquisto di 20 milioni di ettari per circa un giro d'affari di 100 miliardi di dollari. Poi mi correggerà forse Nadia, che è più esperta di me. La fonte è Grain, di queste informazioni. Dunque, la maggior parte di queste transazioni economiche, così come la letteratura dimostra, dati alla mano, sono avvenute in una poca trasparenza, in un quadro legislativo. Cito il loro articolo: in un vuoto normativo molto spesso non trasparente. Si è trattato in molti casi di sottrazioni illecita delle terre alle popolazioni locali. Vorrei soltanto portare alla vostra attenzione alcuni contenuti che noi abbiamo affrontato nel nostro libro, tra cui quelli che ho già citato. Abbiamo cercato, attraverso diversi contributi di diversi autori, di affrontare alcuni temi per noi significativi. Ne cito solo alcuni, in realtà sono molto di più e l'analisi della situazione è molto complessa. Ma solo per dare alcuni spunti, per lanciare sul tavolo alcuni elementi per la discussione. Ci siamo interrogati su quale è stato e quale dovrebbe essere, al momento attuale, alla luce dei fatti, il ruolo dei governi africani nei processi di negoziazione, quindi nella stipulazione dei contratti, poiché, come citavo prima, sono avvenuti in un quadro legislativo che alcuni definiscono incerto, ma sostanzialmente, o poco trasparente, ma sostanzialmente il quadro legislativo era in molti casi inesistente. E su questo cito la conferenza di Nyerere che è avvenuta nel novembre 2011 in Mali, in cui è stata fatta una vera e propria denuncia di questo quadro legislativo incerto, e si chiedeva di formulare un quadro legislativo riconosciuto a livello internazionale e che prendesse delle precauzioni rigorose e delle sanzioni in caso di investimenti illeciti. Abbiamo poi affrontato il problema fondamentale della titolarità dei diritti fondamentali delle popolazioni locali. Si tratta di terre su cui vige il diritto consuetudinario, quindi i diritti tradizionali, e in molti casi, l'articolo di Salza ben evidenzia questo aspetto, alle popolazioni non solo è stata sottratta la terra, ma è stato proprio chiesto di spostarsi, rinunciando quindi non soltanto alle risorse che esistevano sui territori di appartenenza, ma producendo anche quello che Salza definisce come uno sradicamento delle culture. Su questo apro una piccola parentesi: ricordo il valore simbolico e spirituale della terra, la terra africana come terra degli antenati. Su questo poi in realtà si apre un capitolo complesso che in qualche modo il professor Salza ha cercato di affrontare nel suo capitolo. Abbiamo poi parlato del problema della sostenibilità ambientale, ossia di tutte le implicazioni che in questo caso mi riferisco soprattutto alla produzione di biocombustibili. La produzione di questi biocombustibili, penso alla giatrofa, che è stata molto spesso citata, su cui esistono pareri controversi, producono rispetto alla fertilità dei terreni. E poi torno a citare, secondo me, molto fondamentale, su cui anche Awa e Davide hanno insistito molto nel loro caso sul Senegal, al quadro legislativo, che ripeto, è un quadro legislativo, cioè l'aspetto normativo è assolutamente centrale in questo fenomeno di investimenti. Vorrei chiudere e poi lasciare la parola ai relatori. Noi abbiamo intitolato, il nostro seminario: investimenti diretti sulla terra in Africa subsahariana, ombre e luci. Noi abbiamo anche nel nostro volume affrontato molti aspetti. Abbiamo detto che abbiamo cercato di astenerci dal definire questo fenomeno come land grabbing, che tradotto vuol dire accaparramento, sostanzialmente furto di terre.
non perché non crediamo che questo non sia avvenuto, perché date alla mano molte testimonianze, tra queste anche organizzazioni internazionali che hanno fatto degli studi assolutamente autorevoli su questo, pur mantenendo delle posizioni neutrali, hanno dichiarato che molte di queste transazioni sono state illecite. Il problema è che molte non si sa neanche come sono avvenute, perché non vi è registrazione, non vi è traccia. Dunque abbiamo cercato di presentare tutte le zone, alcune delle zone d'ombra di questo fenomeno, ma vorremmo anche portare alla nostra attenzione alcune zone di luce, diciamo così, che tengo a precisare io considero potenziali. Anche confrontandomi con la letteratura, effettivamente quelle che vengono considerate come aspetti positivi delle grebbi in realtà sono considerate in potenza, cioè sono considerate come dei fattori che potrebbero portare a una serie di elementi positivi, sempre che il quadro legislativo che citavamo prima rispetti le norme di trasparenza e di rispetto dei diritti tradizionali delle popolazioni locali, poiché la maggior parte di questi investimenti è andato, come dire, a discapito chiaramente delle popolazioni locali da parte di multinazionali, imprese, stati e quant'altro. Gli aspetti positivi che sottolineo come potenziali, così come anche rileggendo un articolo di Coppola che ha fatto un autorevole rapporto sull'engrebbine per la FAO, l'OIED e l'IFAD, diceva appunto che questi aspetti sono potrebbero, quindi c'è un condizionale di mezzo. Innanzitutto va bene l'accesso ai mercati occupazionali, quindi la crescita dell'occupazione dei contadini nel settore agricolo, l'incremento dei redditi dei contadini, l'accesso, l'implementazione e l'immissione di nuove tecnologie e l'incremento della disponibilità alimentare. Questo posto che vengano istituiti e rispettati i cosiddetti codici di condotta, su cui anche l'intervento poi di Davide Diavo, ma penso anche Nadia e la professoressa Tasgian ribadiranno. Chiudo dicendovi solo un piccolo aneddoto che a me ha colpito molto in questa ricerca. Mentre navigavo su Instagram, nella prima fase cercavo anche di fare una sorta di survey per capire come le diverse organizzazioni non governative internazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, le agenzie internazionali si stessero muovendo sul net rispetto a questo tema, mi sono imbattuta sul sito di Oxfam, che è un'organizzazione internazionale molto conosciuta, direi proprio un attivista sul tema, nel senso che loro sono molto impegnati nella difesa dei diritti delle popolazioni locali, e ho visto, credo sia ancora online, uno spot video, cioè sostanzialmente un video documentario in cui Oxfam ha incaricato degli attori di simulare, con una piccola soap opera, un processo di land grabbing, in cui dei businessman accaniti americani simulavano un processo di acquisto, una sorta di investimento. In realtà questa era poi una parodia di un noto film americano, non noto a me, ahimè, e io ho trovato davvero, da una parte, significativo il fatto che si giungesse addirittura a simulare un processo di land grabbing attraverso un video, proprio perché la filosofia di Oxfam, qui non è più quella di Federe, ma è quella proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso qualunque strumento.